non siamo sulla pista da cross, però ci abbiamo il dubbio. Le condizioni particolari. Però dai, le condizioni sono un po' da crossista. Infatti oggi mi sono trovato bene. Sei trovato benissimo. No, davvero peccato. Mugello, beh, innanzitutto mi fa piacere essere al Mugello perché è davvero una pista unica e sentire dentro la voglia di andare in una pista perché ti trasmette qualcosa di speciale non è così semplice, quindi è stato bello. Purtroppo il tempo non è stato dalla nostra parte, abbiamo fatto 2 e mezzo uscite sull'asciutto ieri mattina, però eravamo pronti e sono stati sufficienti per provare una mia posizione differente, mi sono trovato subito meglio, quindi almeno quello siamo riusciti a fare, poi per il resto abbiamo girato solo sull'acqua e abbiamo usato il tempo per migliorare il feeling sull'acqua, che comunque per Aprilia era importante perché questa moto non l'avevano ancora provata sull'acqua e qui c'è davvero poco grip. Quindi fai un vero test sull'acqua perché il setup, se fai dei cambiamenti giusti li senti, a differenza di quando vai in delle piste che magari c'è tanto grip, funziona tutto. Come va sull'acqua? Almeno quello te lo dici. Diciamo che fai fatica a fare il paragone. Oggi c'era Michele che comunque è un ottimo riferimento, Mugello Misano sicuramente, e anche l'acqua che va molto forte, eravamo credo abbastanza in linea, ma non ci sono. Lui dice che ti ha dato la paga, ma lui dice che ha dato la paga, io dico che gli ho dato la paga. Siamo a posto, uno a uno. E sulla moto? Serbatoio più piccolo. Devi capire. Queste cose le capisci quando spingi sull'asciutto e purtroppo non abbiamo avuto la possibilità. Quindi Aprilia ha fatto un gran lavoro in così poco tempo per cambiare certi pezzi importanti, non era per niente facile, quindi benissimo. E come ho detto prima, siamo riusciti in 2 e mezzo uscite a sentire la differenza, quindi positivo. Però è finito lì, perché se finché non arrivi a certi tempi e forzi su certi aspetti, non puoi capire. Hai un feeling e feedback iniziale, ma non è completo, quindi bisogna girare di più. A questo punto hanno fatto il serbatoio, hanno rifatto la sella, hanno rifatto tutto. Andiamo a Misano, per 2 giorni, dai. Ma possibile, probabile, ma non ci ho ancora parlato, quindi non mi autoinvito. Ma sì, autoinvitati, secondo me non ti cacciano dal volo. Ma questo è un progetto, però dai, ti stai divertendo. Questi giorni ho visto che ti stai divertendo. Sei rilassato. Diciamo che quest'annata è abbastanza particolare. Che sto avendo del tempo che negli ultimi 19 anni non ho avuto, che comunque fa piacere. E imposti le settimane, l'inverno in un modo diverso. E sentire questa voglia da parte di Aprilia di sentire feedback e comunque sentire la mia esperienza con altre moto che possono assolutamente servire a loro, è bello perché è la possibilità di stare su una MotoGP e di essere ascoltato al massimo, perché fa comodo a me mantenermi su una MotoGP e fa comodo loro avere feedback da piloti fuori da Aprilia, quindi diciamo che non hanno corso con una Aprilia l'anno scorso. Quindi questo è tutto positivo, è tutto bello. Poi vediamo, sinceramente al momento è presto pensare e organizzare qualcosa. C'è la possibilità, credo, di poter fare dei test a Misano, perché loro avranno dei test a Misano e quindi ne parleremo. Poi da cosa nasce cosa, una wild card, la buttiamo lì, che intanto sai diventa il tormentone un po' di quest'anno. Vabbè, ma è anche bello, no? Che la gente ti voglia vedere. Strapiacere. Mi stanno chiedendo tutti di rientrare, quindi fa molto piacere. Diciamo che fa un po' strano vedere un sacco di articoli senza che né Aprilia né il Dovi parla, però ma fai più successo adesso? Quando esatto, devi rimanere così. No, è abbastanza il giornalismo di oggi. È una critica. No. L'hai viste un po' le gare? Certo. Allora, 2 cose, poi la chiudiamo e ti lascio ai colleghi. Una, ti è mancato quando hai visto la partenza non essere lì? Più o meno, all'inizio non tanto,
perché comunque le ultime due stagioni sono state non rilassate, non di troppo divertenti, quindi uscire da una situazione così non ti fa stare male. Però quando incominci a vedere, dato che ci sono stati due test in Qatar, due gare in una pista dove hai sempre fatto bene, incominci a dire che cavolo, però lì sarebbe stato bello, quindi sì, quell'aspetto lì sì. Però a parte quello, diciamo che non lo sto vivendo particolarmente male, perché quello che sto facendo, cioè divertendomi con il motocross, mi riempie le settimane, non è che mi riempie la domenica quando vado a fare la gara, nel senso che il motocross ti obbliga, se vuoi migliorare, a stare in moto 3-4 volte a settimana. Organizzare allenamenti in giro per l'Italia 3-4 volte a settimana è molto impegnativo, quindi a livello mentale, a livello fisico, alla mia età, cioè capito, è abbastanza complicato. Ti capisco. Pronostico secco per Le Mans, dai. Guarda, la MotoGP dall'anno scorso non ci sto capendo più niente, perché c'ero anch'io dentro, quindi faccio ancora più fatica quest'anno. Sinceramente dipende tanto dalle condizioni. Bisogna vedere Quartararo se avrà risolto il problema all'avambraccio, perché se non avrà nessun problema si può giocare la gara sicuramente, credo. Le Suzuki ci metto un punto interrogativo, nel senso che secondo me hanno la possibilità di giocarsi il podio almeno tutte le gare. Rins però ha buttato via due gare dove poteva far podio, e Mir ha portato a casa quando non era competitivo, quindi basta un po' più di feeling, come poi è successo l'anno scorso, che può giocarsi tutte le gare. E poi adesso è un momento particolarmente buono per Ducati in generale, e Jack ha risposto a tutti con una gran vittoria dopo tre gare non buone, perché c'erano tante aspettative, e Pecco al momento è quello più di sostanza, nel senso che sta guidando bene e soprattutto sta lavorando nel weekend bene, cioè nei momenti giusti è davanti e quando non è importante lavora per la gara, e questo paga. Poi gli hai messo a posto la priglia per il bagnato, Le Mans piove, quindi le spargarò. E Alex sta facendo, con la priglia sta facendo molto bene, quindi non lo so. Sono curioso di vedere le prossime gare di cosa possono fare, perché Alex ha certe piste dove va particolarmente forte, e secondo me le prime tre erano molto buone per lui, ma questa moto è migliorata, quindi le prossime gare ci diranno qualcosa di più importante. Praticamente non ci ha detto niente sul pronostico, è questo. Non ci ha detto niente sul futuro, non ci ha detto niente sul pronostico, perché non lo so. Lo ringraziamo. Non lo so. Ciao Dori, grazie.